Giorno Orchidea di Morosò, Orchidea Medicina per l'Anima. Questo è il libro Orchidee numero 1, le Phalaenopsis. Poi ci sarà il numero 2 per Natale, Orchidee Cimbidum e Wanda. Poi ci sarà il numero 3, numero 4, numero 5. Finché riesco a farli va bene. Oggi vi faccio vedere due miniature. Di queste ne abbiamo poche. Uno Leptotes SP. SP, quando non si sa che cos'è, si mette SP. È una specie che non sa che specie è, perché il più comune dei Leptotes è Leptotes bicolor, con fiori molto più grandi, bianchi con labello blu. I Leptotes vengono da Brasile, dal sud del Brasile, e hanno una caratteristica molto importante, che sono le orchidee col più alto contenuto di vanillina, molto più delle vaniglie. La vaniglia è sempre un'orchidea, che è quella che si usa per le bacche, i bacioni di vaniglia che si usano in pasticceria. In Brasile le capsule, cioè i frutti del Leptotes, si usano per fare creme, gelati, così, perché contiene molto più vanillina della vaniglia. Questo è una Leptotes SP, che invece che come il bicolo che finisce in primavera, questa finisce in autunno. Ne abbiamo pochissime piante, mi sembra 5-6 piante, chi ne vuole, sta fiorendo adesso. Questa qui adesso è una delle tante miniature, sta fiorendo, non so se si riesce a vedere bene il fiore, perché questo qui è la Pleurothallis certulerioides e può fiorire qualsiasi periodo dell'anno. Ha dei fiori che sono veramente piccoli, circa 3 mm, ma sono veramente commoventi perché sono bellissimi. E poi è fiorifera perché ne fa in diversi periodi dell'anno. Allora, queste sono due miniature, due delle migliaia di, insomma, un'infinità di miniature. Guardate, qui per esempio questa è questa se piace da spedire, la Masdevallia Ophioglossa, questa è la Masdevallia gutulata. Vedete, questo è il fiore. Ma questi sono i rami vecchi, guardate, qui c'è ancora la capsula, degli anni scorsi. Ma fiorisce anche sui rami vecchi che hanno già fiorito gli altri anni. Per cui, ma diverse Masdevallie hanno questa caratteristica di fiorire anche sui rami vecchi. Questa qui invece è la Masdevallia striatella. È una miniatura che fa questi fiori molto striati, molto carina anche lei. Va bene, queste sono adesso abbiamo fatto un casino di video. Abbiamo fatto 1112, questo è il 1113 video. Non so più cosa fare. Allora bisogna che mi invento qualcosa. Magari faremo qualche video che abbiamo già fatto, o con qualche grande personaggio delle orchidee, perché ci sono dei personaggi delle orchidee che sono veramente affascinanti. Vabbè, dai, oggi finiamo così. Mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube Orchidea di Morosolo e al gruppo Facebook Orchidea Medicina per l'Anima, che è il nostro gruppo e si chiama Orchidea Medicina per l'Anima perché veramente le orchidee sono una medicina per l'anima. Ok, a domani.